Buongiorno a tutti, come avrete capito stiamo anche video registrando e quindi avrete anche occasione di rivedere e diffondere i video di questa giornata, quindi ringrazio gli organizzatori per anche questo aspetto tecnico e quest'aula così organizzata e con questa presenza così folta di spettatori e soprattutto li ringrazio per questo bellissimo, no è vero, il segnalibro con il link per andare a scaricare il libro. Questa è veramente una bella idea che mi ha sorpreso positivamente. Infatti, come avrete capito, oltre a scrivere libri sull'open access, ci impegniamo a fare libri open access. Ok? Quindi li trovate, questo è l'ultimo della mia collana, ma appunto curo costantemente una collana per le edizioni. In cui diciamo cerchiamo di sostenere e promuovere questi argomenti, questi temi, quindi tutti i libri della collana oltre a questo li trovate liberamente scaricabili online e il fatto di avere il bigliettino, il segnalibro che ti ricorda dov'è il link per scaricarlo è una bella idea che sfrutterò in altre occasioni, grazie. Allora, a me appunto spetta l'aspetto, scusate il gioco di parole, giuridico. È difficile farlo dopo l'intervento di Elena perché ha detto tantissime cose anticipando già buona parte di quelle che volevo dire, ma cercherò di mettere il focus su alcuni aspetti già da lei accennati, ma con un'ottica più che altro giuridica. E niente, qua trovate nelle mie slide, metto sempre questo primo invito a seguirmi e quantomeno a guardare i miei canali social. Ho visto che magari qualcuno ha fatto foto, se volete twittare vi do liberatoria di fare foto e filmati senza problemi, stasera poi vi ritwitto, me le riguardo sul mio account Twitter. Più che altro vi segnalo slash share perché sul mio slash share trovate già queste slide, le ho caricate prima in treno, quindi chi volesse seguirla magari dal tablet e farci degli appunti sopra, andate sul mio canale slash share e trovate queste slide come altre 123 slide che sono tutti i miei interventi pubblici fino ad oggi. Questi sono gli argomenti del libro, sono già stati anticipati in modo egregio, però vi do giusto una panoramica dei capitoli. Effettivamente Elena si è occupata della parte più sostanziosa perché due capitoli, appunto anche abbastanza lunghi del libro, sono a sua firma, oltre a un'introduzione che serve diciamo un po' prima infarinatura al concetto di open access per coloro che non hanno mai proprio affrontato il tema. Quindi per chi ha tempo di leggere giusto 10-12 paginette si può fermare all'introduzione, ma io mi auguro che ciò serva invece più che altro per far venire la curiosità di approfondire e cominciare a entrare nei vari aspetti trattati dal libro. Interessantissimo, ho imparato tantissime cose leggendolo, il capitolo 2, quello in cui appunto Elena mette in crisi il sistema della comunicazione scientifica attuale, che come già detto nelle slide è un sistema di comunicazione scientifica impostato su parametri del secolo precedente, che invece vogliono, che si stanno, è una sorta di irrigidimento per fare resistenza a un progresso che invece è già avviato, no? Questo è un po' il sintomo del fatto che il mondo dell'editoria, della comunicazione scientifica, teme questo progresso, teme questa innovazione, quindi cerca il più possibile, avendo una posizione quasi monopolistica, di portare avanti l'esistente piuttosto che superarlo, come in tanti altri campi della scienza, della cultura, tendenzialmente il progresso è difficile da fermare, quindi non credo che avranno ancora molto per rimanere agganciati a questo paradigma, però per adesso ci stanno abbastanza riuscendo ed è un peccato. Come vedete il mio capitolo si intitola Come gestire i diritti per fare open access. Già il titolo del libro, Fare open access, voleva essere molto operativo, no? Quindi ci siamo accordati come autori per cercare di focalizzarci sugli aspetti concreti e operativi, perché di libri e di saggi, di articoli scientifici sul concetto di open access, sui principi dell'open access, spero che ne abbiate già visti, ce ne sono forse fin troppi. Noi ci siamo voluti appunto fermare su una, anche vedete la mole del libro, no? Una versione di 160 pagine in cui con una lettura anche abbastanza leggera e terminologia abbastanza accessibile si può entrare nell'argomento. Interessante anche l'argomento toccato da Valeria Scotti, che si è occupata di come i social media possono essere
veicolo di open access, nuovi strumenti per open access, no? E c'è tutta la parte sui cosiddetti altmetrics, di cui io non mi occupo perché è un tema abbastanza specifico e che conosce molto bene lei, però molto interessante, vi invito a leggerlo perché capite come le nuove metriche rispetto a quella classica che già, di cui Elena ci ha già messo in luce le debolezze, possono invece essere una nuova frontiera, non necessariamente la frontiera per eccellenza, però sicuramente una nuova frontiera, cioè valutare l'impatto della ricerca non più solo col vecchio sistema dell'impact factor, ma anche con tenendo traccia di tutti gli utilizzi, retweet, le condivisioni fatte attraverso altri strumenti, piattaforme social e via dicendo. E poi ovviamente io in questo libro tenevo ad avere un'ottica anche, appunto, visto che deve essere un libro operativo, anche l'ottica di una casa editrice, di un soggetto che ovviamente deve cercare di fare business anche se rilascia liberamente in modalità open i suoi prodotti, no? Io sono appunto lavoro ormai da un po' di anni con Nicola Cavalli, che oltre a essere il titolare della casa editrice con cui pubblico la mia collana è anche un collega di dottorato, abbiamo fatto dottorato insieme a lui qualche anno prima di me, però appunto lui si era specializzato già in ambito di dottorato di ricerca sull'editoria elettronica in campo scientifico, e quindi aveva tutti gli strumenti per darci un punto di vista interessante per chiudere un po' il cerchio, ok? E questi sono un po' gli argomenti del libro, che spero appunto abbiate voglia poi di leggere nel dettaglio. Vado sul mio argomento, che è quello giuridico. Una timeline delle regole, appunto mi devo occupare delle regole per fare open access. Questa è un po' la timeline, quindi si è iniziato a definire il concetto di open access in un primo manifesto che era del 2001, Budapest Open Access Initiative. Però le vere regole che ancora oggi risultano poi il riferimento principale sono quelle che ha già citato Elena Giglia di qualche anno dopo, cioè il 2003, contenute nella cosiddetta dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica. Sostanzialmente le principali istituzioni scientifiche di tutto il mondo si sono trovate attorno a un tavolo a Berlino per mettersi d'accordo su che cosa si dovesse intendere per open access. E tutt'oggi, nonostante siano passati quasi 15 anni, c'è ancora equivoco sul concetto, il che è abbastanza bizzarro, perché io ho letto la dichiarazione di Berlino e mi sembra che, nel senso, non siano necessarie competenze linguistiche particolari, un ragazzino di terza media saprebbe capirne il senso, eppure c'è qualcuno che fa finta di non aver chiaro qual è il concetto. Nel 2004, l'anno successivo sostanzialmente, la CRUI, quindi le istituzioni scientifiche italiane, accademiche scientifiche italiane, hanno sottoscritto questa dichiarazione, che non fa altro che ratificare e recepire i principi della dichiarazione di Berlino precedentemente, approvata l'anno precedente. Ad oggi sul sito della CRUI ho visto che siamo a circa 71, se non ricordo male, o 72, quindi poco più di 70 atenei che in Italia hanno aderito ai principi della dichiarazione di Berlino, quindi direi sostanzialmente era una buona maggioranza. Nel 2013 in Italia arriva la legge 112 del 2013, appunto, che recepisce i principi dell'open access all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, cioè una norma che acquisisce quelli che sono stati già i principi che sono già stati indicati nella dichiarazione di Berlino e li fa diventare parte integrante del corpus normativo italiano, il che è un passo di un certo peso. Poi che la norma sia poco coraggiosa, che poteva essere un pochettino più netta e chiara e dire che certe cose si devono fare invece di fare un giro di parole tipico all'italiana per dire ma che in teoria si dovrebbe fare, vabbè, quello lo sappiamo, però anche lì nel libro c'è in appendice c'è un commento proprio a questa norma e potete dare un'occhiata, un commento fatto bene perché c'è un confronto ad una norma simile adottata nel sistema tedesco, e ovviamente quella del sistema tedesco è un pochettino più netta e chiara, non c'era da stupirsi. Nel 2014 arriva Horizon 2020, che cosa fa? Horizon 2020 non è che agisce sul corpus normativo, non scrive una direttiva europea, non scrive una legge, però dice che sostanzialmente per partecipare ai bandi di Horizon 2020 gli enti che producono ricerca devono produrla in open access. Quindi è, come dire, un vincolo contrattuale, permettetemi il termine, anzi penso che stia in piedi come ragionamento dal punto di vista giuridico, cioè
pur non essendoci una norma di legge che obbliga, però io con il bando ti sto condizionando al fatto che se prenderai questi soldi dovrai poi necessariamente rilasciare i risultati in open access. E con il 2017 Horizon 2020 ha aggiunto anche una parte, una sorta di progetto pilota, che spinge verso gli open science data, gli open resource data, loro li chiamano. Cioè, oltre a darci il risultato, cioè il paper, il report, che ne so, l'infografico che descrive i risultati, anche il dataset con cui sei arrivato a questi risultati, per riuscire ad ottenere ciò che già Elena nel nostro intervento, nel suo intervento precedente ci ha descritto, cioè la open science, quella che in realtà già Galileo Galilei aveva teorizzato un bel po' di secoli fa, la possibilità di riprodurre gli esperimenti e le rilevazioni scientifiche fatte, grazie appunto alla disponibilità di tutti i dati scientifici. Li aveva già mostrati prima Elena, ma era stata un po' veloce, io invece ci voglio spendere un po' più di tempo. I due requisiti minimi dell'open access presi pari pari dalla dichiarazione di Berlino, cioè la dichiarazione di Berlino dice che per fare veramente open access bisogna rispettare queste due regole, non mi sembra così complesso, però già leggendole capiamo come molte case editrici soprattutto hanno esteso un po' l'interpretazione di questi principi per far passare per open access qualcosa che open access veramente non è. Allora, il punto 1, che è quello a me più caro perché è appunto quello giuridico, l'autore e il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, attenzione perché gli aggettivi qua sono molto importanti, deve essere un diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale. E l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. Vedete, cioè, sostanzialmente, non mi sembra abbastanza chiaro, cioè, l'open deve essere veramente open, è molto open, perché l'unico vincolo che noi possiamo mantenere è quello del riconoscimento della paternità. Ok? Il secondo requisito, dopo vi faccio vedere in un altro slide come questo requisito si trasforma sotto forma di licenze, quali licenze rispecchiano veramente questo requisito. Il secondo invece è più caro a coloro che si occupano di biblioteche, di gestione delle informazioni all'interno delle biblioteche, degli abbonamenti, no? Cioè quello che aveva parlato prima Elena della Gold Road o Green Road, dice che una versione digitale completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia dell'autorizzazione di quel punto precedente, cioè della licenza, autorizzazione è sinonimo di licenza, deve essere depositata e dunque pubblicata in almeno un archivio online che impieghi standard tecnici adeguati e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione limitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine. Questo è il motivo per cui, come già aveva detto prima Elena, piattaforme come ResearchGate o Academia.edu non fanno vero open access, perché non rispondono a questo requisito. Sono delle società commerciali che quindi non ci danno garanzia che ciò che è open adesso sarà sempre open. Non ci danno garanzia nemmeno che esisteranno l'anno prossimo, perché sono soggetti commerciali, possono essere comprati, possono fallire, possono decidere di chiudere, possono decidere semplicemente di cambiare politica. Per oggi l'ha fatto Spotify, non so se vi siete resi conto. C'è sempre stato un abbonamento gratuito, adesso stanno spingendo per farti pagare comunque un piccolo obolo al mese per poter avere la musica. Che sia un piccolo obolo, che sia 1,99 euro, quel che è, però alcuni si sono rimasti, alcuni utenti, perché pensavano che sarebbe rimasto in eterno gratuito. Se domani Facebook decidesse di farci pagare 1 euro al mese, voi lo fareste? Io forse sì. Sinceramente, perché per il mio lavoro avere Facebook, ho la pagina con i follower, mi seguono per le conferenze, lo farei. Però pensate quanti soldi può portare a Facebook 1 euro al mese per ognuno dei suoi 2 miliardi di utenti. Ok? E quindi la tentazione può essere forte. E quindi non mi scandalizza che Facebook possa prendere una decisione del genere, perché? Perché è un soggetto commerciale, non mi deve rendere, mi ha dato finora qualcosa gratis, ma c'è scritto nei termini d'uso che quello che ci stava dando non era garantito in eterno, noi lo stavamo utilizzando a nostro rischio e pericolo, quindi da legale non mi scandalizzerebbe nemmeno. Però occhio, questo è per questo che sottolinea la dichiarazione di Berlino che devono essere agenzie governative, società scientifiche, istituzioni accademiche, perché di loro ci possiamo fidare con un altro tipo di occhio, di riguardo, no? Ecco le famose licenze.
Ovviamente, premessa per me importante, non sono le, si parla delle Creative Commons, non sono le uniche licenze, ce ne sono tante altre, però ovviamente le Creative Commons sono, si sono affermate come lo standard di riferimento, come il, uno dei, dei, dei modelli più, più, più noti. Ad oggi ormai i blogger utilizzano, quindi vi capita spesso di navigare su un sito, su un blog, e vedete il login in fondo, no? Con questi login qua che vedete a sinistra. E questi richiamano le varie licenze. Sono sei, ecco, no, per dire che i principi che adesso vi racconto per licenze Creative Commons in realtà si adattano anche alle altre licenze, però parliamo di queste perché queste sono oggettivamente le più diffuse e le più note. Queste sono le sei licenze. Sono sei più una, perché in realtà la prima, la CC0, non è nemmeno tecnicamente una licenza. È una dichiarazione di pubblico dominio, cioè l'autore sta neanche licenziando un'opera, la sta liberando completamente, se ne sta liberando completamente, vuol dire che, passatemi la battuta, è come se lui dichiarasse di essere morto da più di 70 anni, fin da subito. Perché? Perché da quel momento lui sta promettendo di non esercitare in futuro più nessun diritto d'autore. In alcuni ordinamenti non è così facile, perché noi ad esempio in Italia abbiamo i cosiddetti diritti morali che non permettono all'autore di liberarsi completamente dell'opera, però effettivamente la licenza, diciamo, il testo del CC0 dice che, diciamo, ti liberi di tutto ciò di cui la tua legge ti permette di liberarti. Questo è un po' il concetto. E poi, scendendo, abbiamo le sei licenze messe nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva, ok? Quindi la prima, attribution, è quanto di più simile al pubblico dominio, con la differenza che l'autore richiede semplicemente di essere riconosciuto, di essere sempre citato come autore. Poi, man mano che scendo, si aggiungono delle condizioni. Lo share alike, cioè il fatto che le opere derivate devono essere rilasciate sotto la stessa licenza, il no derivatives, il fatto che non voglio invece che vengano fatte opere derivate del mio lavoro, della mia opera creativa. E poi le stesse tre versioni con l'aggiunta del non commercial, cioè il fatto che l'autore si riservi, l'autore o il licenziante in generale, che può essere anche la casa editrice, si riservi la possibilità di sfruttamento commerciale, quindi libera l'opera ma solo fino a un certo punto, solo per gli utilizzi non commerciali. Gli utilizzi commerciali risultano comunque riservati. E infatti arriviamo all'ultima, che ha due clausole negative, non commercial, no derivatives, quindi è assolutamente la più restrittiva, e lo si capisce appunto anche leggendola. Quali di queste sono veramente coerenti con l'open access? Bella domanda. In realtà, se leggiamo in modo molto molto restrittivo la dichiarazione di Berlino, almeno a mio avviso solamente le prime due più la CC0 sono realmente coerenti con la dichiarazione di Berlino. In alcuni casi si ammette, diciamo, la attribution no derivatives. Perché? Perché in alcuni casi il fatto di vietare le opere derivate può avere un senso, ad esempio opere saggistiche, filosofiche, dove magari l'opinione dell'autore è la parte centrale dell'opera, e quindi il fatto che, pensate a tutto il dibattito sui vaccini che c'è stato in questo, come sarebbe facile far passare un'opinione come contraria a quella che invece era nella realtà, e quindi in alcuni casi ci può stare, però di certo il non commercial non ci sta. Perché? Perché va in contraddizione con questo, perché dice di accesso gratuito, irrevocabile e universale, ok? E l'autorizzazione a riprodurre o utilizzarlo è, dov'è che dice? Mantenendo comunque solo l'attribuzione della patente intellettuale originaria, quindi questo è sicuramente, il non commercio deve assolutamente rimanere fuori. Ciò nonostante, vabbè, questa è una slide che vi lascio, è una slide che serve, ho preso un'infografica che ho preso da un altro sito, lì c'è la fonte che serve a capire cosa fanno le sei licenze, però il problema qual è? Che il sito che si pone come principale riferimento delle riviste scientifiche che fanno open access, in realtà cosa fa? Non tiene questa distinzione tra non commercial e commercial, le mette tutte insieme, il che non è a priori sbagliato. Il problema è che se tu me le chiami open access, cioè se ti chiami Directory of Open Access Journals, fai pensare che tutto ciò che si trova qua dentro sia open access. Invece, stando più attenti, se andate a vedere la parte, il riquadro che io vi ho evidenziato, vedete che in realtà tra le licenze, tra licenze considerate da questo sito, ci sono anche non solo le non commercial, ma addirittura una che mi fa un po' paura, Publisher's Own License, cioè la licenza proprietaria dell'editore. Perché in effetti in alcuni casi, come vi ho detto prima, non è obbligatorio usare le Creative Commons, uno può anche scriversi la sua licenza, l'importante è che risponda, che rispetti quei due requisiti, ok? Però vorrei proprio andarle a leggere queste Publishers Own License, vorrei andarle a vedere tutte,
perché se questo sito mi mette anche le non commercial, mi fa venire il dubbio che anche queste licenze degli editori, scritte degli editori, non siano poi così compliant con la definizione, la dichiarazione di Berlino. Ho provato via Twitter a discutere con diciamo, i responsabili di questo sito e la risposta non è stata particolarmente incoraggiante. Loro hanno risposto che secondo la loro interpretazione della dichiarazione di Berlino va bene così. Però ecco, io vi invito a tenere in considerazione questo aspetto, cioè a me sta bene che un sito le raccolga tutte, non c'è dubbio, ma a me sarebbe bastato, ad esempio, utilizzare dei colori diversi, per cui dove c'è il non commercial non me lo metti in un colore, non so, in blu e in arancione invece quelle che sono veramente open access, in modo tale da lanciare un segnale agli utenti che non hanno avuto la fortuna che avete avuto voi di essere presenti oggi e apprendere questa cosa. Va bene, qualche consiglio per fare open access. Il primo è, in realtà nel vostro caso non dobbiamo perderci tanto tempo, perché già il fatto che siete venuti qua oggi vi fa superare questo step, nel senso che la difficoltà che io mi sono trovato ad affrontare sia come divulgatore che come consulente, quando faccio consulenza appunto agli enti che si occupano di open access, è quello che insomma manca, diciamo, un po' la conoscenza di questo argomento da parte degli autori, i quali sono i titolari dei diritti, no? Il diritto d'autore italiano soprattutto nasce in capo all'autore, quindi è l'autore che dovrebbe in teoria per primo interessarsi della gestione dei suoi diritti d'autore, e invece, e qua immagino che qualcuno, soprattutto i bibliotecari me lo confermeranno, il problema viene trasferito a valle, scaricato a valle su invece il bibliotecario, colui che deve poi tenere i contatti con la casa editrice, che sono dei soggetti terzi. In realtà invece poi l'autore che firma il contratto d'edizione, e quindi l'autore che quando viene dal bibliotecario a chiedere ma cosa devo fare con questo mio paper, posso o non posso caricarlo, il bibliotecario è autorizzato a rispondergli ma io devo saperlo io, devi saperlo tu, sei tu autore che devi sapere quale contratto d'esclusiva è firmato con delle case editrici. E invece ho notato che anche da personaggi, insomma professori di un certo livello, da cui ti aspetti un approccio, una consapevolezza alta di questi temi, c'è un po' di idiosincrasia verso la materia, cioè c'è un po' di rifiuto, cioè percepiscono l'aspetto del diritto d'autore e delle licenze come una cosa noiosa di cui loro non si devono occupare, perché loro devono fare scienza, non si possono, fra virgolette, sporcare le mani con questi aspetti che sono amministrativi, burocratici, e invece è molto grave, perché in realtà è proprio l'autore la radice del problema, perché se si chiama diritto d'autore, appunto un motivo pure ci sarà, no? Ecco, quindi già superare questa diffidenza, secondo me, aiuta ad andare nella direzione dell'open access. Rispettare il pubblico dominio. Ecco, una cosa che sconsiglio di fare è di mettere il copyright o addirittura la licenza Creative Commons su opere che sono già passate in pubblico dominio, no? Ogni tanto l'ho visto fare anche con una certa ingenuità e con una certa buona fede, no? Sì, abbiamo scannerizzato tutto l'archivio delle nostre foto di fine 800 e abbiamo messo in licenza Creative Commons. E dico, sì, ma in realtà se sono foto del 1800, in realtà non c'è neanche bisogno della licenza Creative Commons. Anzi, se metto una licenza Creative Commons, fai peggio, perché, come dire, obblighi l'utente all'attribution, al riconoscere la paternità degli autori, che in realtà è un diritto che è scaduto. Cioè, c'è il diritto morale del riconoscimento della paternità, quello rimane sempre, perché noi siamo nell'ambito del diritto d'autore italiano. Però aggiungere dei diritti a ciò che è già in pubblico dominio è qualcosa che va contro l'open access. Attenti, ciò che si firma è un corollario del punto 1, cioè se firmiamo tutto ciò che ci viene sottoposto alle case editrici e accettiamo i termini d'uso di tutte le piattaforme senza leggerli, prima o poi qualcuno di questi termini d'uso, di questi contratti, andrà in conflitto l'uno con l'altro. Un grande classico, no? Io ho firmato un contratto di esclusiva con una casa editrice e poi mi chiedono di partecipare a un bando Horizon 2020 in cui devo rilasciare in open access il mio saggio. E quindi chi è che prevale? La casa editrice, che ha un contratto e giustamente vuole gestire in esclusiva quei diritti, oppure io poi posso liberamente diffondere perché il bando Horizon 2020 me lo richiede. Quindi occhio, e la stessa cosa appunto, corollario, sottocorollario anche questa. Attenti a ciò che si accetta tacitamente e consapevolmente, perché finché ci danno un pezzo di carta da firmare, un minimo la lampadina ci si accende di dire aspetta un attimo, leggiamo un attimo quello che stiamo firmando. Ma quando questa firma diventa in realtà
digitale, cioè diventa un click alla fine di una pagina web, ed è questa la direzione in cui si sta andando, no? Perché se avete un aggeggio come questo, sapete che tutte le volte che scaricate un'applicazione, utilizzate Google Maps, ogni tanto vi dicono accetti i termini d'uso, voi cosa fate? Li accettate, no? Perché sennò non potete andare avanti e perdete del tempo prezioso, fa niente se poi avete accettato qualcosa che non volevate accettare. A certi livelli vi invito a un minimo di consapevolezza in più, finché sono questioni mie personali, è un conto, quando parliamo di ricerca scientifica, quindi magari questo va a impattare su un gruppo di ricerca, su un ateneo, magari un minimo di attenzione in più ci vorrebbe. Applicarsi la stessa, questo è un consiglio che ho scritto per gli editori. Per favore, editori, applicate la stessa licenza sulla versione cartacea cartacea e su quella digitale. Soprattutto quando l'opera è veramente identica, a volte è proprio lo stesso PDF, lo stesso impaginato, quindi non c'è neanche una differenza grafica. È un nonsense mettere una licenza, due status di diritti d'autore diversi sulla stessa opera solo per il formato. Perché? Perché le licenze Creative Commons non fanno differenza di formato. Quindi, se anche io rilascio il digitale di questo libro, facciamo l'ipotesi contraria, in open access con la licenza open il libro cartaceo e il digitale no, la gente può comunque scannerizzare questo, perché la licenza lo consente, e metterlo online. Quindi capite che è una sciocchezza, non ha senso, crea solamente confusione negli utenti che vedono la stessa cosa sotto due licenze diverse. L'ultimo, ecco, non abusare del termine open access e del relativo logo. Io ho visto tante case editrici, tanti progetti, tanti siti web che abusano di questo termine perché fa trendy, perché no, perché fa adesso è di gran moda, e allora si utilizza il termine open access, si usa addirittura il logo, cioè il lucchetto arancione, e poi vai a vedere, in realtà di open access c'è ben poco, a volte c'è semplicemente ti autorizzano limitatamente a visionare una copia gratuita sul loro sito, magari non la potete neanche scaricarla, la potete solamente visionare sul sito, quella roba lì è tutt'altro che open access, ok? Su questo ha già detto Elena prima, cioè i requisiti per fare open science data, cioè il passo successivo che si sta di cui si sta discutendo in questi anni, la regola sta in questa parola fair, cioè facilmente reperibili, in inglese findable, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Queste sono le regole per fare open science data, quindi devono essere adottati e rispettati formati aperti, standard tecnici generalmente condivisi, perché sennò salta l'aspetto della interoperabilità e dell'accessibilità. Quali licenze per rilasciare open science data? Perché quando si parla di dati si pone un problema ulteriore, perché i dati hanno un diritto che si chiama diritto sui generis, che è un diritto particolare, se si chiama sui generis anche lì c'è un motivo specifico, perché era un diritto che non assomigliava né ai diritti d'autore né ai diritti connessi, che tradizionalmente facevano parte del cosiddetto diritto alla proprietà intellettuale, ed è stato creato negli anni 90 in seno all'Unione Europea, è un diritto strano che tutela le banche dati, quindi i dataset, anche quando non sono creativi, ma sono semplicemente masse di dati che hanno richiesto un rilevante investimento. Non posso adesso farvi la lezione sul diritto sui generis perché è una cosa complessa, vi rimando ad altre mie slide e video lezioni che trovate sui miei siti, però quando parliamo di open science data c'è un'indicazione molto chiara, ad esempio in questo documento realizzato da Creative Commons UK, per cui la cosa migliore sarebbe utilizzare la CC0, così vi liberate completamente di questo diritto sui generis, che è un diritto veramente complicato, che crea problemi anche perché, non esistendo fuori dall'Unione Europea, esistendo solo nei paesi dell'Unione Europea e forse in qualche altro paese, ma diciamo ad esempio negli Stati Uniti non ce l'hanno, si crea un problema anche di difficile compatibilità fra legislazioni, no? fra sistemi giuridici, quindi l'indicazione è quella di usare una CC0 per rilasciare gli open science data, questo è l'estratto proprio dal documento di Creative Commons UK. Quando i dati sono resi disponibili per tutti, per tutte le forme di utilizzo della loro combinazione possono essere sviluppate delle nuove conoscenze. Ciò porta all'arricchimento di dataset aperti e all'ulteriore diffusione della conoscenza stessa. Di conseguenza una CC0 è l'ideale per la scienza aperta, poiché salvaguarda e promuove la circolazione non vincolata dei dati. Basta, nel senso che questo era lo spunto che volevo darvi finale sugli open science data, e quindi appunto vi invito a riflettere e soprattutto ad approfondire nel libro. Poi se ci sono altre domande, altre questioni, sono qua a disposizione e vi ringrazio per l'attenzione intanto.
Grazie mille per questo intervento.